Ciao ragazzi e benvenuti qua in questo mio nuovo video di Clash of Clans. Oggi raga siamo in una nuova war e devo attaccare il secondo e il primo, quindi inizieremo da questo villo qua. Io ho pensato di attaccarlo con una specie di go wipe con dentro streghe e domatori, ci ho messo un po' di tutto e con delle terremoto dietro, una furia e due cure. Allora, penso di aver tutto. Io direi di attaccare subito qua. C'ho le terremoto, ce le ho. Le truppe del clan sì, la terremoto donata al clan pure, i reali sì, le truppe tutto. Ok, io a sto punto direi di attaccare. Andiamo. Primo attacco. Buttiamo subito le terremoto qui, in modo da aprire per bene la zona, in modo che le truppe entrino tutte dentro. Poi partiamo con golem e golem. Ci buttiamo i maghi. Buttiamoci i maghi. Gli spaccamuro qui. Se quei maghi fanno fuori le truppe del clan, magari. Ok, un golem è entrato. Ci buttiamo dentro il P.E.K.K.A. I reali, la regina, gli altri maghi. Ok. Dentro tutto, basta che non mi fate il giro, a me va più che bene. Buttiamoci anche le due streghe. Ecco, 1000 maghi se ne sono andati. Ok, allora i reali ci hanno fatto il giro, miliardi di maghi sono morti. A sto punto vediamo cosa riusciamo a fare con sta roba qui. Furia qua, a sto punto mettiamo degli spaccamuro qui. Ok, se quelle truppe andassero dentro sarebbe meglio, però diciamo che sono partito male. Sì, parecchio male. Non sto buttando niente. Furia qua. Buttiamoci anche una cura. Non so dove buttare la roba. Si è diviso tutto praticamente. Buttiamo una cura sulla regina. Furieggiamo. Ok, va bene. Se quella roba andasse nella direzione giusta, i P.E.K.K.A. hanno fatto il giro. Diciamo che tutto ha fatto il giro in sto attacco. Mettiamo a sto punto degli arcieri qua. Uno sgherro qua. Due stelle le ho fatte. È soltanto che non mi è andata la roba al centro. Vabbè, due stelle fatte. È rimasto un P.E.K.K.A. soltanto in vita e nient'altro. Quindi un 80%? Sì, abbiamo fatto un 80%, dai. A sto punto vediamo cosa fanno gli arcieri, se riusciamo a fare un altro po' di percentuale per portarci su. Potevo fare di più, questo lo potevo ben tristellare, ma le truppe non sono andate dove dovevano andare all'inizio. Quindi ci siamo portati a casa 2 stelle. Con sto attacco direi che possiamo finire qua e noi ci vediamo nel secondo attacco e facciamo termina battaglia. Ok, quindi noi raga ci vediamo subito nel secondo attacco dove andremo ad attaccare il primo appena faccio le truppe. Ok raga, ho finalmente le truppe pronte per attaccare. Andremo ad attaccare il primo, che è questo qua. È parecchio più difficile rispetto a quello di prima. Lo attaccherò a draghi e mi sono fatto donare un mastino dal clan. Possiamo dire che questo è il mio primo attacco con un mastino, visto che non ho mai utilizzato un mastino per attaccare. Butterò qua dentro, qua sulle due difesere, due fulmini su una e due fulmini sull'altra, e poi ci butterò la terremoto per buttarla giù. Su questa difesera qua ci butterò dei domatori, e poi questa qui cercherò di buttarla giù con il mastino e partirò a draghi da qua sopra. Poi cercherò di buttare giù, siccome questo ha messo tutte le difese un po' in giro, dovrò buttare giù anche quelle, che questo lo rende un villo più difficile da attaccare, però c'ho i reali quindi ce la dovrei fare. Quindi ho tutto, la terremoto dal clan, non mi manca una terremoto. Mi mancava una terremoto, vediamo quanto manca per questo terremoto. Ok, c'ho la terremoto pronta, ho tutto, va bene, possiamo andare. Ora allora, abbiamo pianificato tutto, qui c'ho tutto, tutte le truppe reali, gli incantesimi, il massimo del clan e la terremoto dal castello. Ok, direi che possiamo andare. Vai. Allora,
Due fulmini. Ok. Altri due fulmini su questa. Ok. Terremoto qua in mezzo. Ok. Due andate giù. Qui ci buttiamo i domatori. Ci aveva la Tesla. Allora. Ok, vediamo se vanno perfetti. Vai. 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 Ok. Una l'abbiamo buttata giù. A sto punto buttiamo questa terremoto qua su questa altra difesa aerea e iniziamo, buttiamo un drago qua. Poi un paio di draghi qui, sperando che quel drago non ci faccia giro, ma non dovrebbe. Ok, è andata nella direzione giusta. Buttiamo un po' di roba qui. Questo qua. Iniziamo a buttare il mastino per il dal castello. Buttiamo questi. Vai. Dovrei farcela? Stanno andando tutto al centro? Il mastino sta subendo tipo un botto. Ok, il mastino esploderà tra poco. I draghi stanno andando nella direzione giusta. Se vanno verso quella difesa aerea invece di farmi il giro completo. Ok, un drago è andato. Va bene. Un drago ha deciso di fare il giro. L'unica difesa aerea che c'era è andata giù, ma sono uscite le truppe del clan. E io non c'avevo un avveleno, perché mi sono portato una terremoto. Forse questa non è stata un'ottima scelta. Però c'ho ancora parecchi draghi in vita che butteranno giù le robe. Va bene. A sto punto direi di buttare la regina qua sopra, che ci butta giù le difese, gli edifici in giro. Il municipio lo abbiamo buttato giù. Non credo che saranno mai 3 stelle, visto che i draghi sono morti quasi tutti. Però abbiamo ancora i reali. 2 stelle le abbiamo fatte. Mi sono rimasto in vita 3 draghi. Ok. Se buttano giù la roba, la torre dello stregone. Qui buttiamo un arcerino per ripulire. Ok. Ecco qua. Ce le prendiamo. Vabbè. 2 stelle fatte. In questa ora abbiamo fatto 4 stelle in totale. La regina sta continuando ad andare avanti. Buttiamo il rebarbaro qua per ripulire. Attiviamo l'abilità della regina. Anche se c'è ancora 2 draghi in vita, ma 30 secondi non riesco più a fare niente. Diamogli una mano con questi 2 sgherri. No. Il drago si è allontanato. Non ce l'abbiamo fatta. Vabbè. 2 stelle. Non male. Perché questo era un villo parecchio più difficile rispetto a quello di prima. Quindi mancano 7 secondi, il bottino ce lo siamo preso, quindi fatto, fuoreggiamo all'ultimo, vai. 2 stelle, va bene così. Quindi raga, io direi che per questo video può finire qua e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!